Benvenuti in questo nuovo video. Oggi seconda parte del video dei prodotti finiti. Nella prima parte, che vi lascio nelle schede, vi ho recensito tutti i prodotti che ho finito nel mese di aprile e maggio per quanto riguarda il mondo del viso. Quindi tutto quello che ho utilizzato per quanto riguarda la skincare del viso, del corpo, dei capelli e infine qualche prodottino di make-up. Mentre questo video è per le amanti delle pulizie casalinghe e di tutti i detersivi. Io ultimamente, quando entro da acqua e sapone, risparmio Sasa, Tigotà, arrivo con i cuoricini al posto degli occhi. Non so se vi capita anche a voi, ma superati i 30 anni questa diventa la passione della maggior parte di noi donne ed è diventata anche la mia. Quindi bando alle ciance, perché veramente sono tanti prodotti e domani c'è la plastica, quindi voglio disfarmene di questo super bustone. Vi mostro il contenuto di questa super busta, che come vedete è super piena, e vado random pescando. Il primo prodotto è di Calgon ed è un prodotto che io prima non utilizzavo, ma la mia lavatrice negli ultimi mesi ha fatto un pochettino di capricci e quindi ho voluto provare anche questo, e insieme ad altre accortezze ho salvato la mia lavatrice, quindi ho risparmiato dei soldini, e finché la barca va, lasciala andare, faremo andare la lavatrice finché non mi abbandonerà. Per ora sono 8 anni, speriamo in altri anni insieme, perché ci sono affezionata e poi non vorrei spendere soldi. Comunque, questo è l'igiene più gel ed è una protezione da calcare, sporco e cattivi odori, efficace anche a basse temperature, elimina fino al 99,9% dei batteri causa dei cattivi odori. Anticalcare e disinfettante da 750 ml. Ho acquistato questo prodotto perché oltre ai cura lavatrice volevo qualcosa che mi aiutasse maggiormente, e questo va utilizzato con i capi, quindi nei vostri lavaggi quotidiani. Io sinceramente non lo utilizzo tutte le volte, non lo utilizzo con capi delicati perché mi dispiacerebbe rovinare qualcosa, anche se non dovrebbe farlo, però prevenire è meglio che curare. E lo utilizzo in alcune lavatrici quando so che i capi non sono delicati, come ad esempio i capi da lavoro di mio marito, e devo dire che mi ha aiutato, soprattutto per quanto riguarda la manutenzione della lavatrice. Infatti ho notato che non ho più il problema dei cattivi odori, non ho più il deposito di calcare che mi andava un po' a bloccare la lavatrice, la centrifuga e quant'altro, e mi ci sto trovando bene. Dopo aver finito questo sono andata a ricomprarlo immediatamente, non è super economico, però lo utilizzo non sempre e quindi mi dura molto. E se avete questi problemi vi consiglio, oltre cura lavatrice, di utilizzare anche un prodotto del genere, perché sicuramente vi dà un aiuto in più. Di Ace ho utilizzato le mie tavolette per il WC preferite in assoluto. Queste sono quelle che secondo me funzionano meglio, perché la profumazione persiste fino a quando non finisce la tavoletta. Il contro è che è una tavoletta che si scioglie molto velocemente e quindi vi dura un po' meno rispetto alle altre. Efficace dall'inizio alla fine la profumazione, e sia per quanto riguarda la manutenzione del WC, perché ogni volta che voi andate a scaricare l'acqua vi crea questa schiuma che va a pulire molto bene. Io ho provato sia la profumazione freschezza mediterranea sia la freschezza marina, mi piacciono entrambe, ve le straconsiglio, e in più sono degli ottimi igienizzanti. Per quanto riguarda la lavastoviglie, ho finito queste pastiglie di finish. Io mi trovo benissimo sia con le finish che con le prill, quindi quando trovo questi pacchi multi pack li acquisto sempre, soprattutto quando hanno dei prezzi super vantaggiosi. Questa è la 74 caps al limone, sono di Quantum All in One, pulizia profonda e brillantezza splendente, vanno a pulire molto bene i piatti all'interno della lavastoviglie, lasciano anche un buon odore di limone, in più hanno anche il brillantante all'interno, anche se io lo vado ad aggiungere a parte. Come fioglietti a chiappa colore ne ho finiti due, per me uno vale l'altro perché fanno tutti la stessa funzione, mi ci trovo bene, non mi fanno fare danni in lavatrice. Forse quelli più economici sono di Dexal e sono 36 foglietti, qua dice profumati, io il profumo non lo sento, però almeno non mi fanno fare danni. Li trovate da Eurospin.
mentre l'altro è di Dealo e sono i salvacolori, come vedete molto convenienti, 1,30 €, sono 14 fogliettini e anche questi fanno la loro funzione. Come ammorbidente ho finito questo di Coccolino, in Test Care protegge i tuoi vestiti, ammorbidente concentrato, 42 lavaggi. Questa profumazione mi è piaciuta tantissimo, la mia preferita rimane quello primavera, ora non ricordo bene il nome ma comunque quello giallo, perché ha una profumazione fantastica, ma anche questa non è assolutamente da meno, è fiori di tiare e frutti rossi, una profumazione avvolgente che persiste sul capo anche all'asciugatrice, quindi è un ottimo ammorbidente e mi ricordo soprattutto quando l'ho utilizzato per le lenzuola, veramente è stata una super coccola andarsi a tuffare dentro prima di andare a dormire. Ottimo ammorbidente, li protegge i capi e ve lo consiglio. Per la cucina ho finito il degreaser, questo è un prodotto must have che quando io trovo in offerta lo acquisto ciclicamente. Questo è uno sgrassatore concentrato stoviglie e superfici da 1 litro. Io lo utilizzo sia per le stoviglie a mano, ma meno, lo utilizzo più come sgrassatore, puro o diluito. Diluito bastano 10 ml. All'interno di uno spruzzino, il restante mettete l'acqua e va a sgrassare molto molto bene le superfici in pochissimi gesti, è espresso e veramente vi pulisce a fondo tutto. Super consigliato, è un prodotto che veramente vi dura tantissimo. In più ha questo profumo di limone che va a neutralizzare i cattivi odori. Vi consiglio di sfogliare bene i cataloghi Stenam e quando lo trovate in offerta non lasciarvelo scappare. Ritornando al bucato e ritornando al brand Ace, ho finito il detersivo igienizzante coloranti da 1 litro e 350 ml. È un igienizzante perché rimuove germi e batteri, nuovo più efficace anche a freddo, 27 lavaggi. Non è una confezione grandissima, però io con i prodotti Ace mi sono sempre trovata bene. È un detersivo che va a smacchiare molto bene i capi, li rende profumati anche se io preferisco aggiungerci l'ammorbidente, quindi non vado tanto a badare al profumo del detersivo in sé per sé e ne basta poco. Quando lo trovo in offerta lo acquisto spesso, anche se mi frena un po' il fatto perché la confezione non è grandissima. E in più una cosa che mi piace è il fatto che all'interno ho già l'igienizzante, quindi non devo andarlo ad aggiungere con altri prodotti. Un altro prodotto Stenam che ho finito è il Multi Surface, un multisuperficie pulitore cucina da 500 ml. Vi ricordo che lo spruzzino, ovvero Trigger, nebulizzatore per flacone di ricarica, dovete acquistarlo a parte e costa 1,90 €. Ma alcune volte potete trovarlo in offerta prodotto più spruzzino già integrato. Cosa dire di questo prodotto? Sinceramente non ho trovato differenze con altri sgrassatori che sono molto più economici in commercio. Sicuramente sgrassa, pulisce, però non pulisce come ad esempio il degreaser, quindi a questo punto se volete provare un prodotto Stenam sgrassatore vi consiglio 100.000 volte il degreaser. La comodità di questo prodotto è che è già diluito, è già pronto, basta che lo spruzzate e via, è un gesto espresso. Il degreaser invece, giustamente, se lo volete liquido, lo dovete andare a creare voi, ma vi bastano pochi secondi, quindi a questo punto preferisco maggiormente il degreaser, che ha un potere molto più sgrassante e neutralizzante degli odori rispetto a questo. Se invece volete uno già pronto e fatto, vi consiglio altri prodotti in commercio, perché non ha niente di più e questo costa maggiormente rispetto a quelli che trovate, quindi per me non è un prodotto che vale la pena acquistare, vado contro i miei interessi, però voglio essere sincera. E gli ultimi prodotti che ho da mostrarvi sono tutto per quanto riguarda il bucato, ad esempio questi due smacchiatori. Il primo è il 1000 macchie extra power di Chantecler, forte sulle macchie, delicato sui tessuti, 500 ml, è un ottimo smacchiante per quanto riguarda le macchie quotidiane. I bimbi tendono a sporcare molto e quindi ad esempio cibo e altre cose del quotidiano le smacchia tranquillamente. Stessa cosa anche questo di Omino Bianco, che è il pretrattante smacchia e sgrassa, agisce su tutti i tipi di macchie, elimina lo sporco con sapone di marmottiglia 500 ml.
Rispetto a questo qua ho notato un potere maggiore sgrassante, quindi forse ve lo consiglio maggiormente rispetto a questi due, ma per quanto riguarda macchie un po' più tenaci, un po' più difficili da togliere, come ad esempio le tempere sui grembiulini, questi sono acqua fresca. Per quelli, come sempre, io vi consiglio un goccettino di Aquilaon, una spazzolina, andate a sfregare bene sulla macchia. Dopodiché andate ad aggiungere un po' di acqua e sfregate ancora maggiormente sulla macchia e vedrete che assolutamente le macchie le toglie in un lampo. Mentre per macchie quotidiane e per una cosa più rapida, questi sicuramente sono buoni e fanno al caso vostro. Un altro prodotto di Ace è la candeggina classica che hanno usato anche le nostre nonne. Questo è un prodotto intramontabile, io lo utilizzo soprattutto per i capi bianchi. Per quanto riguarda la casa, assolutamente mai utilizzata, però per i capi bianchi mi ci sono trovata sempre super bene. Questi sono 3 litri, va a sbiancare molto i capi e smacchia tranquillamente qualsiasi macchia. Questa la utilizzo come additivo all'interno della mia lavatrice e mi ci trovo molto molto bene. E concludiamo con una scoperta: sono stati riformulati questi ammorbidenti di felce azzurra del brand Paglieri. Io sono molto affezionata a questo brand perché mi ricorda la mia infanzia e la mia adolescenza. Questo è il muschio bianco, 24 lavaggi. Rispetto ai precedenti hanno delle profumazioni buonissime tutte, infatti ne sto utilizzando un altro e mi ci sto trovando veramente divinamente. Sono 600 ml, la profumazione persiste sui capi ed è una profumazione bella fresca di bucato da lavanderia, di bucato pulito, fresco, ottimo, ottimo assolutamente. Infatti penso che lo andrò a riacquistare presto e anche questo resiste all'asciugatrice, quindi per le amanti dell'asciugatrice, per chi è costretto ad utilizzarlo spesso o per il cattivo tempo o per mancanza di spazio per stendere, questa è un'altra ammorbidente che vi consiglio. Bene ragazze, questo era tutto per quanto riguarda i prodotti finiti del mondo casalingo. Vi ricordo che nella prima parte vi ho mostrato tutto quello per quanto riguarda il beauty. Scrivetemi qua sotto nei commenti se avete utilizzato qualcuno di questi prodotti, come vi siete trovati e se avete qualche prodotto che assolutamente è diventato il vostro must have e che mi volete consigliare. Io sono sempre aperta a provare nuovi prodotti. Se questo video vi piace e volete altri video dove vi mostro prodotti finiti, vi basta lasciare un bel pollice in su e vi ricordo di iscrivervi al canale, di azionare la campanella così non perdere nessuno dei miei video e qua sotto nell'info box vi lascio il link dei miei social, vi aspetto anche lì. Vi mando un grande bacio e ci vediamo presto con un nuovo video, ciao!